Los campesinos no la querían. Íbamos a reunir medio millón de campesinos con sus machetes en la capital de la República. ¡Viva la revolución! ¡Viva la reforma agraria! ¡Viva Fidel Castro Ruz! En un tiempo se vivía oprimidos y sufriendo sin poder decir verdades. Hasta el noble campesino que sufría su pobreza lleno de necesidades. Pero ahora todo es nuevo, en los campos y ciudades todos gritan muy contentos. ¡Viva la revolución! ¡Viva la reforma agraria! ¡Viva Fidel Castro Ruz! Cuba. Fino al 1898 erano i fortini a garantire l'ordine instaurato dai colonialisti spagnoli. Dopo il massacro delle tribù indigene che avevano opposto una cruenta resistenza ai conquistadores, l'isola viene ripopolata con schiavi predati in Africa. Dalle piantagioni di canna da zucchero i colonialisti ricavano immensi guadagni. Gli ultimi anni del 1800 sono un susseguirsi di lotte sanguinose per l'indipendenza. Gli Stati Uniti, con il pretesto di aiutare gli insorti, infliggono il colpo di grazia agli spagnoli e si sostituiscono a loro nel dominio dell'isola. Grazie al clima, alla fecondità della terra e ai salari da fame, lo zucchero di Cuba è il più a buon mercato del mondo. Ma un cubano su quattro riesce a trovare lavoro solo nel periodo del raccolto, mentre nella capitale, La Habana, i ricchi americani investono i loro ingenti guadagni in lussuose ville e locali di divertimento. Cabaret spregiudicati quanto quelli di Parigi, casinò più attraenti di quelli di Monte Carlo. Alla roulette viene aggiunto un altro zero per raddoppiare le vincite del banco. Nei sobborghi, l'altra faccia della medaglia. ...1952. Il corrotto Batista è il garante degli interessi statunitensi a Cuba. Abroga la Costituzione e toglie al Parlamento ogni funzione. Quando il popolo esasperato si riversa nelle piazze, Batista reagisce con brutalità. Il giovane avvocato Fidel Castro denuncia il dittatore al Tribunale Supremo di attentato armato contro lo Stato e di violazione di 6 articoli della Costituzione. Il tribunale respinge l'accusa di Castro. A Cuba la legge è dalla parte del più forte. Castro pensa all'insurrezione. Nel 53 si incontra a Santiago de Cuba con il fratello Raúl, dirigente dei giovani comunisti. Viene deciso l'assalto alla caserma Moncada. Il 26 luglio 1953 è la data che segna l'inizio della rivoluzione cubana. I soldati di Batista uccidono molti ribelli, gli altri sono fatti prigionieri, torturati e condannati. Un ufficiale simpatizzante della rivoluzione evita a Castro la morte. Fidel ottiene dai giudici il diritto all'autodifesa. Dopo 5 ore di arringa, le parole di Fidel sono già quelle di un jefe, di un capo. Condannatemi, la storia mi assolverà. Viene condannato a 15 anni di lavori forzati. 2 anni dopo, Batista, che ha ormai eliminato tutti gli oppositori, con l'appoggio degli americani si fa ancora rieleggere. Festeggia la riconferma al potere concedendo l'amnistia ai dissidenti e ad alcuni prigionieri politici. Castro torna in libertà. In prigione Fidel ha elaborato le linee del suo programma sociale e politico. È ormai famoso in tutto il paese per aver organizzato l'attacco alla Moncada. Se ne va esule in Messico, dove organizza i piani per il prossimo putsch. Un nuovo compagno si è unito a lui, un ragazzo di 27 anni, Ernesto Guevara de la Serna. Dicembre 1956. Fidel Castro e un'ottantina di altri esiliati sbarcano sulla costa meridionale di Cuba. Vengono intercettati dalle truppe di Batista, attaccati, subiscono ingenti perdite umane. Solo 15 uomini riescono a rifugiarsi sulle montagne della Sierra Maestra, tra questi Fidel, suo fratello Raúl e Che Guevara.
L'obiettivo di Fidel Castro è creare una guerriglia rurale per abbattere Batista e istituire un'alternativa democratica. Fidel e i suoi Barbudos si guadagnano presto la simpatia dei contadini della Sierra Maestra. Il gruppo di ribelli diventa un esercito di più di 1000 combattenti. Nel 1958, dopo molti mesi di scontri sulle montagne, i guerriglieri di Castro riescono ad avere la meglio sull'esercito di Batista. Ormai i Barbudos capeggiano in tutta l'isola. Il 31 dicembre, Batista con la sua famiglia fugge nella Repubblica Dominicana. Due giorni più tardi, Fidel Castro entra nella capitale. Il tiranno è rovesciato. Il popolo esulta. La rivoluzione trionfa. Fidel, il 6 febbraio, è nominato primo ministro. Il fedele compagno di lotta, Che Guevara, diventa ministro dell'economia, dell'agricoltura e direttore della Banca Nazionale. 15 aprile 1959. Fidel si reca a Washington. And of course, I have said very clear that we are not communists. Very clear. Non si è ancora pubblicamente convertito alle virtù del comunismo. Al suo rientro dall'America, Castro dà il via alla riforma agraria. 600.000 contadini affluiscono nella capitale. Completamente emarginati dal vecchio regime, sono i primi beneficiari della rivoluzione. Il nuovo presidente della Repubblica, Osvaldo Dorticós, fidelista convinto, sogna, come Castro, di esportare la rivoluzione in tutto il continente latinoamericano. I proprietari terrieri con più di 400 ettari di terra subiscono l'esproprio dei beni. L'esproprio è senza eccezioni e tocca anche la famiglia dello stesso Castro. Febbraio 1960. Dopo la visita del ministro sovietico al Mikoyan, Castro si pone apertamente contro gli Stati Uniti. Decreta la nazionalizzazione dei monopoli stranieri. Le grandi aziende nordamericane, la società elettrica e la compagnia dei telefoni, le raffinerie e le ferrovie, le miniere e le banche diventano proprietà di tutto il popolo. Comitato di difesa della rivoluzione, milizia civile, corpi speciali. Fidel regna su tutto il paese. L'America ordina il rientro del suo ambasciatore, che lascia la lussuosa sede dove prima confluivano i fili che mettevano in moto le marionette politiche cubane. Alla rottura dei rapporti fanno seguito il blocco economico e i sabotaggi. Lo slogan Cuba sì, Yankee no è seguito da accordi commerciali con il blocco sovietico. Castro è diventato un leader comunista e Cuba è solo a 90 miglia dalla Florida. L'Unione Sovietica di Nikita Khrushchev non tarda a fornire armi al nuovo regime. La CIA fa bombardare gli aeroporti di La Habana e Santiago de Cuba. Bilancio: 7 morti e l'aviazione cubana perde 3 aerei. All'inizio del 1961 la CIA sta addestrando in Guatemala un gruppo di esiliati cubani per invadere Cuba. Un reparto di 1500 uomini, formato da mercenari statunitensi e da esuli cubani, sbarca a Playa Girón, la baia dei porci. Il tentativo di invasione è un disastro. L'artiglieria cubana affonda 2 navi nemiche. La risposta popolare anticastrista, prevista dalla CIA, è inesistente. Al contrario, ovunque si organizza una resistenza massiccia contro gli invasori. In 48 ore, 1200 mercenari sono fatti prigionieri.
l'invasione è fallita. I prigionieri sono interrogati davanti agli obiettivi della televisione e Miami vede tutto. Khrushchev dichiara che Castro è un sincero amico delle repubbliche socialiste sovietiche. Dopo la baia dei porci, Fidel scambia parte dei prigionieri con medicinali e generi alimentari. Il presidente Kennedy, pressato dal Senato, dichiara l'embargo contro Cuba. All'improvviso Cuba si ritrova senza rifornimenti. Viene istituita la tessera dei razionamenti. Eppure, per la prima volta nella sua storia, Cuba appare libera e indipendente. Castro promette democrazia e libere elezioni. Mentre gli Stati Uniti continuano l'embargo, l'Unione Sovietica accresce la sua influenza sul leader cubano. Khrushchev invia tecnici e ingegneri sull'isola. Fornisce a Castro trattori e macchine agricole. Khrushchev, con il consenso di Fidel Castro, installa basi di lancio di testate nucleari puntate sugli Stati Uniti. Le basi vengono individuate e fotografate da aerei spia americani. Il presidente Kennedy ordina il blocco navale di Cuba. Le navi da guerra americane circondano l'isola. La crisi dei missili precipita il mondo sulla soglia di un conflitto atomico. Kennedy pretende l'immediato ritiro dei missili sovietici dall'isola. Castro chiede a Khrushchev l'autorizzazione a lanciare i missili in caso di aggressione degli americani. Khrushchev arriva ad un accordo con Kennedy. I missili vengono smontati. La diplomazia ha vinto. Il mondo è salvo. Fidel Castro, che sostiene praticamente e politicamente il Vietnam del Nord nella guerra con gli Stati Uniti, organizza la prima conferenza tricontinentale a cui sono invitati tutti i leader rivoluzionari dell'Africa, dell'Asia e dell'America Latina. Con un discorso che fa tremare gli americani, annuncia pubblicamente che è pronto a esportare la sua rivoluzione e a opporsi alle libertà usurpate. Fidel Castro e Che Guevara. Il Che è un uomo di grande rigore morale, dal forte rapporto critico con il potere che ha la capacità di abbandonare per andare a buttarsi in altre avventure esistenziali e politiche. Nell'ottobre del 1967 il Che è in Bolivia. Viene accerchiato dai Rangers, ferito e catturato. Lo maltrattano a lungo prima di farlo morire. A 39 anni termina così l'esistenza individuale di Ernesto Che Guevara. Sin una sola mancia in sua conduta, sin una sola mancia in sua actitud, sin una sola mancia in sua actuación, ese modelo es el Che. Nel 1973 Cuba mostra la sua faccia militarizzata. Un'insurrezione minaccia l'Angola. Fidel Castro, con il consenso dei russi, invia i suoi soldati in appoggio. La preparazione militare dei cubani è una sorpresa per tutti. Il 15 novembre 1975 viene proclamata la Repubblica Popolare d'Angola. L'indipendenza dell'Angola è una vittoria dell'Unione Sovietica e di Cuba, che importano la loro ideologia politica e militare nell'Africa australe. Gli Stati Uniti
denunciano le ingerenze e la massiccia presenza dei cubani in Angola. Algunos imperialistas se preguntan por qué ayudamos a los angoleños. Que qué intereses tenemos nosotros allí. Ellos están acostumbrados a pensar que cuando un país hace algo es porque está buscando o petróleo, o cobre, o diamante, o algún recurso natural. No. Nosotros no buscamos ningún interés material y los imperialistas, es lógico, que no lo entiendan. Estamos cumpliendo un elemental deber internacionalista cuando ayudamos al pueblo de Angola. ...1978... Fidel Castro si reca in Libia, Yemen e in Etiopia, dove incontra il colonnello Haile Mengistu, il negus comunista. L'Etiopia, con l'aiuto di russi e cubani, porta avanti due guerre, una contro la Somalia, l'altra contro l'Eritrea, che lotta per l'indipendenza. Junto a Etiopía y junto a Cuba estaba la gloriosa Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. A casi 15.000 kilómetros de nuestra patria, sin las armas suministradas por la URSS y sin los medios de transporte suministrados por la URSS, no habríamos podido cumplir esta misión internacionalista. Fidel Castro sostiene l'idea che tutti gli uomini sono uguali e combatte le discriminazioni razziali. La contraddizione è evidenziata dai provvedimenti presi contro gli intellettuali, gli artisti e gli omosessuali che vengono perseguitati e inviati nei campi di lavoro. Il potere è insofferente verso qualunque genere di anticonformismo e di diversità. Nel 1980 Fidel Castro proclama l'amnistia per omosessuali, piccoli criminali e dissidenti politici. Ni se realizan ejecuciones extrajudiciales, ni se aplica la tortura. 130.000 cubani fuggono dall'isola. Castro lascia andare volentieri gli esuli perché così riduce il dissenso interno. Nel 1986, a Mosca, Gorbaciov diventa capo del Cremlino e dà il via alla perestroica, la ristrutturazione che include l'allontanamento dei dirigenti politici corrotti, l'elezione di altri con scrutinio segreto e l'accesso a posti di responsabilità anche ai non appartenenti al partito. Fidel Castro, sulla scia della perestroica sovietica, lancia un'offensiva interna contro la burocratizzazione, la corruzione e i privilegi. La campagna non raggiunge grandi risultati. Fiorisce il mercato nero e muoiono gran parte delle attività. L'isola dipende ancora dall'Unione Sovietica, da cui proviene il 40% delle derrate alimentari consumate dai cubani. ...1989... cade il muro di Berlino e inizia il crollo dell'impero sovietico. La Russia è costretta a togliere alcune concessioni che garantiva a Cuba e a effettuare drastici tagli alle sue forniture. Castro deve così chiedere nuovamente altri sacrifici al suo popolo. Vengono razionati i generi alimentari, il carburante, l'energia elettrica. Viene però incoraggiato il turismo in quanto fonte di valuta pregiata. Crescono le occasioni di attrito con l'Unione Sovietica, in particolare sui temi della guerriglia in Salvador, sul Nicaragua
e sulla prudenza di Mosca nel commentare l'intervento statunitense a Panama. Castro intensifica gli sforzi per raggiungere l'autosufficienza alimentare con risultati incoraggianti, ma per ottenere piccoli miglioramenti deve rinunciare ad alcune delle più importanti conquiste della rivoluzione. La durezza dell'embargo statunitense e l'ostracismo americano verso chi è disposto ad investire nell'isola sono il vero ostacolo allo sviluppo di Cuba. Nel 1990, con il crollo dell'impero sovietico, molti leader comunisti perdono la loro autorità, ma non Fidel Castro. Nel 1991 si consuma la definitiva rottura tra la Russia della perestroica e il comunismo caraibico di Fidel Castro. I contingenti militari sovietici stanziati a Cuba rientrano a Mosca, una decisione che gli Stati Uniti apprezzano molto. A Castro non resta che rispondere con la forza della prolissità. Socialismo o muerte! Patria o muerte! Hasta la victoria siempre! Con il divorzio dall'Unione Sovietica finisce un'epoca. Finisce la leggenda dell'isola che aveva osato sfidare gli Stati Uniti. Finisce l'epoca dei grandi consensi popolari dei paesi del blocco comunista. Gennaio 1998. Papa Wojtyła, nella sua visita a Cuba, deplora il blocco economico esercitato dagli Stati Uniti, ma afferma che i problemi di Cuba sono da imputare ad un sistema che nega la dignità e la libertà delle persone. Sento un sincero e profondo rispetto. In occasione della visita del Papa, Castro fa liberare 300 prigionieri politici, ma il carisma personale di Fidel Castro sembra leggermente offuscato dagli anni e i valori della rivoluzione sembrano appassiti. Nostra esperienza noble y humana en numerosos campos será útil a muchos pueblos del mundo. Le richieste di rispettare i diritti umani nell'isola sono ignorate. A Cuba vi sono circa 350 detenuti politici dei quali non si riesce ad avere notizie. Il salario medio di un operaio è di circa $9 al mese. Il cibo è razionato. Il latte viene distribuito solo ai bambini al di sotto dei 7 anni. I medici degli ospedali hanno a disposizione solo una saponetta al mese. Per sopravvivere, tutti sono costretti a dedicarsi all'illegalità, ricorrendo soprattutto al mercato nero e alla prostituzione. E la consumazione delle droghe ha raggiunto livelli drammatici. Ante la incipiente apparizione del consumo de drogas que llegan fundamentalmente a nuestras costas como regalos procedentes del tráfico internacional, no hemos vacilado un minuto en adoptar todas las medidas pertinentes para prevenir y vencer ese terrible azote que afecta a la inmensa mayoría de las sociedades de la Tierra. Fidel Castro è la personalità più affascinante che ho mai conosciuto. Oliver Stone, regista. Chi non sta con Cuba, con la sua rivoluzione, con Fidel, ha scelto l'ignominia e il tradimento. Pablo Neruda, poeta cileno. Le idee come quelle che difende Fidel Castro non invecchiano mai. Rafael Alberti Mereglio, poeta spagnolo. Non è solo un personaggio. È più grande della vita stessa. È un leader mondiale estremamente intelligente. Sidney Pollack, regista statunitense. Fidel Castro è una personalità impossibile da dimenticare. Diego Armando Maradona, calciatore.
11 settembre 2001. El gobierno de nuestro país rechaza y condena con toda energía los ataques cometidos contra las mencionadas instalaciones y expresa sus más sinceras condolencias al pueblo norteamericano. Il presidente americano George Bush si dichiara disponibile a togliere l'embargo in cambio della democratizzazione progressiva dell'isola. Castro ignora le parole di Bush. Bush accusa Castro di collusione con il terrorismo internazionale. Come sempre, il governo americano è l'acerrimo nemico. In 40 anni gli Stati Uniti hanno fatto contro Cuba un'infinità di atti di sabotaggio. Lo stesso Fidel è scampato a più di 20 attentati organizzati dalla CIA. Elementos terroristas organizados, financiados y dirigidos desde Estados Unidos por la Fundación Nacional Cubano-Americana, que es un instrumento del imperialismo y la extrema derecha de ese país, han sido enviados a Panamá con el propósito de eliminarme físicamente. La Fondazione Nazionale Cubano-Americana di Miami, istituita dall'ex presidente Ronald Reagan e con il sostegno del governo americano, è in prima linea nella guerra di propaganda anticastrista. Castro adotta misure preventive. 60 persone che hanno criticato il regime vengono condannate a pene detentive di 14 e 27 anni. L'accusa è di sovversione e di attentato alla sicurezza dello Stato. L'11 aprile 2003 un gruppo di cubani sequestra il traghetto che collega La Habana con la periferia. L'intento è di recarsi negli Stati Uniti. L'imbarcazione rimane senza carburante. In un comunicato, le autorità informano che i responsabili sono stati processati per atti di terrorismo. I più attivi e brutali sono stati condannati a morte e giustiziati mediante fucilazione. Prigione per gli altri imputati. L'orologio di Cuba è tornato indietro e Castro rischia di rigettare l'isola nel più nero isolamento. È forse l'atto disperato del leader di un regime in fase terminale? Ciò che ancora una volta va in scena è uno schema già visto e rivisto, dove gli attori ripetono i medesimi ruoli. Da un lato c'è Washington, che provoca Castro attendendone le violente reazioni. Dall'altra c'è Castro, pronto ad innaffiare la pianta della sua legittimità rivoluzionaria, ricreando ad arte lo scenario in cui nacque il suo regime. La lotta agli Yankee. Nel mezzo soffocano i cubani, per i quali è ormai norma che il prezzo di qualche diritto sociale sia la rinuncia ad ogni diritto civile e politico. Io mi sento giovane, la gioventù sta nella idea, nel pensamento, nell'entusiasmo per le cose, nella capacità di sognare. Sono pochi i paesi al mondo che, come Cuba, hanno legato la propria storia recente al destino di un solo uomo. Quando si pensa a quell'isola del Mar dei Caraibi, la figura di Fidel Castro compare nell'immaginario collettivo come simbolo e incarnazione di quella terra. Un leader con la barba e la divisa militare, promotore di una rivoluzione che ha prodotto il primo territorio libero d'America, ma anche errori, libertà vincolate, burocrazie che hanno accentuato i loro intrinseci caratteri dispotici. Dopo 49 anni e 55 giorni di potere, l'81enne Fidel, che combatte da tempo contro una grave malattia, si è dimesso da presidente e comandante in capo della Repubblica Cubana. L'Assemblea Nazionale del Poder Popular ha eletto il fratello Raúl Castro presidente per 5 anni.